come ogni gioco, c'è la bravura, c'è anche un pizzico di fortuna, come sempre è. Adesso dobbiamo mantenere questi 104.000 euro, una cifra importantissima. Posso immaginare, insomma, quanto siate in fibrillazione in questo momento. Allora, partiamo da acceso, come vedete. A T, O finale, è il terzo elemento. Allora, subito mi viene in mente attivo, perché attivo è un sinonimo. Un tipo acceso è un tipo attivo ed è un sinonimo. Anche attivo. Come un interruttore. Attaccato. Allora, attaccato, nel senso il cavo. Attaccato, quindi accende un qualcosa. Questa meno perché. Allora, abbiamo detto prima, il motore acceso, sì, quindi proprio la spia. Cosa. Acceso può essere anche uno scontro acceso, no? Esatto. Qualcosa che c'è, punto di violenza. No, quello è alterco. Quindi allora, abbiamo, ridimmi, attivo e... Attaccato, acceso da un attacco. No, forse un attacco acceso, nel senso che lo fa in maniera molto vigorosa, un decisa. Attacco acceso. Però, okay. Vediamo. Okay. Acceso. Attorno? No. Attorno. Ma il discorso dell'acceso, nel senso qualcosa di acceso. Qualcosa di acceso di... come vigoroso. È vigoroso, sì, attivo. È attivo. Attonito. No. Ok, proviamo a cambiare campo semantico. No? Acceso. Occhio che acceso come anche significato di on, praticamente on è di nuovo attivo. È attivo e attivato, anche attivato. Attivato deve sì. essere. Di nuovo acceso, un fuoco acceso, quindi attaccato. Si ritorna sempre lì. Bisognerebbe spaziare. Siamo ragazzi. Su quei sinonimi. Qualcos'altro di acceso? Si può accendere un interruttore, può accendere un. Attuato, quindi acceso. Nel senso un piano, non lo so. No, pensare all'attuatore. Un atto acceso. Accendere un qualcosa? Attuato. Allora, compriamo. È arrivato il gong. Dai. Ragazzi, che facciamo? Compriamo il terzo elemento. Troppe parole? Ne abbiamo tre o quattro in testa, anche simili, però aspettiamo. Anche per rispetto a questa cifra così importante. Assolutamente. Che resta importantissima. Dimezziamo 52.000 euro. Andiamo a scoprire il terzo elemento. Attenzione. Vulcano. Vulcano attivo. Il vulcano attivo aspetta. Il vulcano attivato, però attivato. Già non ci sta più, perché secondo me attivato non è quando, che viene attivato. Quando erutta è attivo. No, però in effetti no. Il vulcano attivo vuol dire attivo sta per inattività. Sì. Dopodiché, il vulcano attivo, attaccato. Vulcano. Non ci andiamo sta. Ancora, un vulcano di idee si parlava, quindi è una persona molto... Attento. Vulcano attento. Ma no, attento non mi... Con vulcano attento un qualcos'altro che ha a che fare col vulcano, anche nei modi di dire, perché attivo... Sei un vulcano, sei... però anche lì, sei un vulcano, sei attivo. Più che attivato, effettivamente dici più io, attivo. A me purtroppo tutti i ragionamenti che si fanno riportano lì. Attacco, attaccato il vulcano, no? Attorno, no. Attorno al vulcano. Poi... No, io... No. A tutti i ragionamenti che si fanno, il vulcano si è attivato, però è meglio attivo. Meglio attivo, torna meglio. Poi vulcano qualcosa attivo, di acceso però. O un tipo acceso è un tipo attivo. Sì, il vulcano... oppure anche acceso come on, attivo. E quindi attivo. Attivo un congegno, un dispositivo interno. Acceso è attivo, sì, è meglio attivo. Effettivamente sì, altrimenti attraccato, attaccato. Ti atterra, il vulcano è attaccato per te. No, quello di attivo. Il momento è arrivato, Lorenzo. Qual è la parola che lega acceso e vulcano? Attivo. Togliete pure le cuffie. Siete sembrati molto sicuri su questa parola. Vediamo, speriamo. Come lo legate con acceso? Un tipo acceso si dice un tipo attivo, oppure anche un dispositivo acceso. Scusami, un tipo acceso? Un tipo acceso può essere un tipo attivo, magari come attività, cioè nel senso dinamico. Però forse ancora meglio, un dispositivo acceso è un dispositivo attivo, in quel senso. Premendo un vulcano? Il vulcano attivo, il vulcano che erutta, il vulcano che appunto è in attività. Vulcano viene usato anche come modo di dire, eh? Abbiamo pensavo a essere magari un vulcano di idee, quindi essere, però non avevo attivato, avevo, però più di attivato,
Poi un vulcano inteso come magari riferito a una persona potrebbe essere comunque uno molto sveglio, pronto, che fa tante cose, quindi ci riportava nuovamente a un tipo attivo. Però è... La parola che lega. Acceso e vulcano. Del valore di 52.000 euro.